Papà, mamma, ho fatto un sogno brutto ed era un sogno dentro un altro sogno. Ho sognato argento ed era un argento a forma di freccia alata, in cielo. Io ero lì, con tanti, ma non avevo paura. Non avevo proprio paura. Una bella signora mi ha preso per mano e mi ha portato sulla scala mobile. Mi ha accarezzato e mi ha portato alla freccia d'argento. Mi ha fatto sedere, ha accarezzato la mia bambola e mi ha sorriso con amore. Vicino a me tante persone, uomini, donne e altri bambini, e anche due bambini come ero io quando sono nata. Eravamo in ritardo e siamo partiti in fretta, tutti insieme, verso l'azzurro che stava già diventando notte. La bella signora mi è passata vicino e mi ha chiesto se volevo una bibita. E siccome avevo sete, ho preso una Coca-Cola. Che bello il mondo da lassù! Che bella la terra e il mare, così azzurro, così pieno di barche e di pesci. Vedevo le luci sulle ali d'argento scintillare come delle stelle. E ho pensato che quelle stelle eravate tu, papà, e tu, mamma. Eravate voi che mi stavate guidando. Tra poco arriviamo, tra poco arriviamo. Tanti intorno lo dicono. Un signore e un giornale. Un altro sta dormendo con la bocca aperta e due bambini stanno leggendo insieme la bella addormentata. La bella signora si alza e viene verso di me e mi chiede se ho sonno e se voglio fare un po' la nanna. No, non ho sonno. Voglio guardare le luci della città che si avvicina. E cominciare a sentire il vostro abbraccio, mamma, papà. Sto guardando il mare. Non si vede più molto, ma lo sento nel mio cuore. Dove sono? Tutto intorno a me si è dissolto. Ho perso di vista la mia bambola. Ho sonno e mi addormento, ma è un sonno strano, pesante, un sonno che non ho mai avuto prima e che mi fa paura. Con ali di farfalla sfioro l'acqua. No, non può farmi male. Io amo le onde, amo la sabbia. Gli ombrelloni, le formine. Papà, mamma, mi manca il vostro calore, il vostro abbraccio, il vostro sorriso. Qui sotto fa freddo. Ora non ho più paura. Papà, mamma, vi vedo. Ogni notte vi vedo e vi accarezzo e sono con voi. Buonanotte, papà. Buonanotte, mamma. Non piangete per me. Io qui sto bene. C'è tanta luce e non sono da sola.
ci sono la bella signora, il signore che dormiva con la bocca aperta e tanti, tanti bambini. Vi amo e vi amerò sempre. Non dimenticatevi di me. Non mi dimenticherò di voi. 2 ottobre 2007. Vincenzo Ingarano. Ciao amici di History Teller Radio. Benvenuti a una nuova puntata di History Teller. Una puntata speciale, dedicata al 40° anniversario della strage di Ustica. 40 anni. 40 anni di ricordi di bugie, nient'altro che bugie, insabbiamenti, distorsioni della realtà. Tutto questo solo perché qualcuno ha deciso che noi non dobbiamo sapere, perché non possiamo reggere la verità. Avete appena ascoltato questa poesia. Scrissi questa poesia praticamente di getto, nell'ottobre del 2007, e la scrissi per quasi per deporla come un'onorificenza alle 81 vittime, come prefazione nel mio libro Indie Hotel 870. Come ho detto, la scrissi nell'ottobre del 2007. Dopo gli ultimi riscontri in questa querela infinita
che è l'inchiesta sulla strage di Ustica. Dal momento in cui ho scritto quella poesia, sono passati 13 anni che si vanno a sommare ai precedenti 27. Il totale è 40. 40 anni. 40 anni. In un lasso di tempo come questo, un essere umano ha il tempo di nascere, di crescere, di diplomarsi, di laurearsi, di fidanzarsi, di sposarsi anche, di avere figli e forse quasi anche nipoti. Ha il tempo di entrare nel mondo del lavoro, di esprimere il meglio di se stesso. E quando possibile, e se possibile, anche scalare le gerarchie aziendali, perché no? Il talento, la meritocrazia, il talento va sempre premiato. Oppure, potrebbe essere un imprenditore, come lo sono io. Un imprenditore che porta al successo la sua attività imprenditoriale. Oppure un insegnante che lavorando sodo, lavorando duro, come lavorano la maggior parte degli insegnanti, porta la qualità del suo insegnamento nelle scuole a un livello davvero encomiabile, elevato. Qui no. Qui invece parliamo di 40 anni di menzogne, di sotterfugi, di sabotaggi, di suicidi omicidi, di omicidi suicidi. Di notizie false messe come un putrido sudario di morte sulla verità, su quella verità che niente e nessuno potrà mai affondare o nascondere o secretare o uccidere. Sono passati 40 anni da quel 27 giugno 1980. Quando si affronta un argomento come questo, bisogna innanzitutto considerare il fatto che non si sta parlando di una situazione creata dai migliori autori di science fiction. Una situazione da sceneggiato o una situazione da reality, come si suole dire oggi. Perché qui ci sono ed esistono dati di fatto certi e concreti e altri che rimangono, non per loro espressa volontà, avvolti nella nebbia, nel mistero, nel dubbio. In qualsiasi avvenimento che sia successo su questo pianeta, nella storia dell'uomo, su questo minuscolo grammo di universo disperso in questa immensità, ci sono sempre da un lato le vittime, coloro che subiscono un'onta. Un lutto, un'ingiustizia, un torto, l'espropriazione stessa della vita, il bene più prezioso in assoluto, la vita. Dall'altro lato invece